Parliamo di rally, parliamo di rally degli anni 70. Beh, a dominare all'epoca era questa vettura, l'Alpine Renault. L'Alpine Renault che combatteva contro la nostra Fulvia HF Coupé. Era una vettura estremamente competitiva. La Fulvia, detta Fulvietta, riusciva a contenere questa vettura sia per il suo pilota che era Sandro Munari, ma soprattutto sullo sterrato, sul terreno non asfaltato. Sull'asfalto purtroppo non c'era niente da fare. Allora che cosa succede? Lancia si mette in testa, Fiat, tutto il gruppo di cui faceva parte anche Lancia, decidono di creare una vettura che sia estremamente competitiva. Nascono due prototipi, uno era la Monte Carlo, l'altra la Stratos, che venivano provate per tentare di sovrastare la potenza dell'Alpine Renault. E allora nasce una grande vettura che ha dominato completamente il rally, la Lancia Stratos. La Stratos è stata la macchina forse più bella, più competitiva, più affascinante del mondo del rally. Munari ha vinto tutto quello che si poteva vincere con questa vettura. Tutto proprio no. L'unica gara che gli è mancata è stata quella in Africa del Safari Rally. Ma è stata una macchina che veramente ha dominato, ha umiliato completamente tutte le altre vetture. Il motore della Stratos era un Ferrari, La macchina dentro ha un abitacolo piccolissimo, ci si entra appena. La macchina doveva essere guidata, non aveva servosterzo, servofreno, quindi durissima da guidare, ma Munari con questa vettura andava veramente molto molto forte. E poi pensate, Lancia, motore Ferrari, la colorazione dell'epoca era Alitalia. E l'Italia veniva rappresentata nel mondo così, con i tre marchi top del momento.